E dove va? Faccio hai perso il treno. Buono. Sì, mica, Paolino, era da tanto che non venivo su, mi hai detto. Da quanto? Ma la verità è che quest'anno, viste le performance in KZ con Birel, ci dovete venire più di una volta sul podio. Devo fare anche più di un viaggio a Lourdes, se dovevo venire qua sul podio. Quest'anno è una sfida dietro l'altra. Anche io, anche questa gara qua, non ho perso tutte le volte, una volta in qualifica, una volta ieri sera sul piano. Non so cosa stia succedendo, non so che cacchio, però so che è così. Se non si rompeva sempre, sicuro che ero qua a giocare. Poi in finale invece hai tirato fuori qualcosa che non si era mai visto durante tutto il weekend, anche quando eri davanti con grande vantaggio, continuavi a fare giri veloci, sembravi veramente su un altro pianeta rispetto agli altri. Non c'era un segreto delle gomme, perché eravate tutti a gomma nuova. Cosa avete trovato? Cosa c'era? Dico, fino a ieri avevamo qualche difficoltà, devo essere sincero, lo dico quando avevamo qualche problema. Ieri sera abbiamo fatto una riunione tra i nuovi meccanici e ci siamo messi d'accordo per fare delle modifiche sostanziali alla carta. Questa mattina ha funzionato tutto. Dico, questa mattina già la warm-up l'avevo sentito benissimo. Adesso speriamo bene. Infatti, per il finale ero salito bene. Ho perso un po' di tempo con Mirko, Cellini, un po' sorpassare un po', ma poi andavo bene. Adesso in finale, ti dico, ho spinto. Cioè, ho cercato di uscire secondo. E dopo spingere, ma dopo quando mi sono gettato indietro ho detto, boh, c'è più nessuno, cioè, non pensavo che di dargli così tanto vantaggio, sinceramente, non pensavo neanche di andare così forte. Però prima del via te la sentivi, perché ti ho visto molto carico, eri concentrato e vedevo che stringevi la mano a Ciano, e te la sentivi in qualche maniera? Diciamo che era un po' un rito scaramantico per mandare via la Iena, perché... No, dico era questa mattina che mi sentivo veramente bene, e mi sentivo che potevo vincere, specialmente adesso che avevamo 4 gomme nuove, che se sapevo che noi con 4 gomme nuove andiamo sempre meglio rispetto a quando le ore come usavo. Infatti è andata così, il motore è stato insieme, porca banana. Sì. Bravo, complimenti. Grazie.